Sono interessata alla scultura perché dal momento in cui sono diventata cieca è l'unica forma artistica che mi consente di poter essere creativa. Io da quando vedevo dipingevo da autodidatta, ma insomma ho dipinto su tele a olio, ho dipinto su stoffa, ho dipinto su vetro, decorato porcellane. Però dal momento in cui sono diventata cieca l'unica forma artistica è la scultura, perché con il tatto sostituisco gli occhi. Diciamo che la scultura mi ha fatto ritrovare l'uso di quello che prima era l'uso della matita. Cioè io attraverso la scultura ho capito che posso ridare corpo e forma a un'idea che ho nella mente. Che bello. Cosa che prima di fare l'approcciare all'argilla, quindi alla modellazione, ma era proprio preclusa, era una grande sofferenza, ti assicuro. Che io quando uso le mani e lavoro su un lavoro, io quel lavoro me lo vedo nella mente, come dice Marco Duenas, praticamente ho la fotografia mentale, ma questo vale sia quando io tocco una cosa, come è successo ieri al Museo del Bargello con le opere di Michelangelo, sia quando invece ho un'idea nella mente e la voglio riportare. In tutti i casi ho avuto un riscontro mente-cervello straordinario. Quando mi immergo in una scultura esprimo me stessa e mi dimentico di tante cose. Quindi mi piace approfondirla, conoscerla, perché è importante questa cosa per me. Io non sapevo svuotare, per esempio, ma ho iniziato a svuotare, ma ho iniziato ad operare il filo, gli attrezzini che io non ho mai adoperato. Insomma, ho capito un po' di cose, certo. Poi cosa ho imparato? Ho imparato, per esempio, che io sono un po' approssimativa. Nelle cose invece ci vuole la finezza, cioè ci bisogna arrivare a una cosa fatta giusta, bene tutta, cioè precisa, capito? Cosa che io invece tanti particolari non li trascuravo, specialmente la struttura dell'anatomia umana mi hanno fatto capire che va proprio fatta ad hoc e non una via là, ecco. Ci vorrebbe anche più tempo perché un non vedente è diverso, perché voi col colpo d'occhio entrate in una stanza, col colpo d'occhio la scultura la vedete tutta e la vedete, capito? Noi abbiamo bisogno di toccarla per capirla bene, di toccarla bene proprio, capito? Quello ci vuole tempo, ecco. È che è stancante, perché che vuoi, poi sta al museo tutto il giorno, certo. Però una mezza giornatina ogni tanto non è male, perché ti insegni anche quello, certo. Senti, perché sei interessata alla scultura? Perché posso fare con le mani le forme, tutte queste cose che non le vedo, però un'esperienza bella, perché siamo tutti nello stesso zaino, così. Allora, a me piace molto creare, dare vita a un'opera d'arte, e quindi la scultura mi permette di creare dei manufatti. Però sono contenta, ecco, questo lo voglio aggiungere, che l'iniziativa si sia concretizzata, cioè che già il fatto che si sia pensato a fare una scuola per un corso per non vedenti è già un compasso avanti, e capire che il non vedente può scolpire, può realizzarsi e magari cercare di creare un futuro professionale insieme anche a questa scuola di arte sacra, e magari farci conoscere anche in più scuole, secondo me sarebbe importantissimo, perché è giusto che il non vedente possa avere degli sbocchi professionali attraverso l'arte. Perché la scultura mi dà quello che la pittura non mi può dare. Scultura vuol dire materia, vuol dire distruggere la materia
nel senso che io ti parlo di pietra perché ho l'esperienza con la pietra, quindi mi piace all'inizio distruggere per poi creare, quindi la materia per una persona come me che sta perdendo la vista diventa importante, ho bisogno di toccare e mi dà tanta soddisfazione, mi carica tantissimo. Anche lavorare appunto la creta, che comunque è un materiale diverso, però l'emozione che mi dà è la stessa. Allora, intanto la questione artistica mi è sempre interessata, sin da quando ero bambino, perché secondo me, almeno come la vedo io, l'arte è una possibilità di esprimere se stessi, i propri sentimenti, le proprie ambizioni, i propri desideri, le proprie paure, le proprie emozioni, la propria fede in questo caso anche, quindi io ritengo che in linea di massima l'autore, l'artista, in questo caso noi, dobbiamo essere in grado di stabilire attraverso l'opera un dialogo con il fruitore, con il visitatore, non fare un lavoro asettico, ma deve essere un dialogo, no? Ecco, nel caso della scultura è perché noi non vedenti, ovviamente per noi il rapporto con la pittura, con altre forme di arte è molto più complesso, è molto più pratico il discorso della scultura. Dunque, perché io essendo diventata non vedente e ho fatto l'istituto d'arte a suo tempo e dipingevo per hobby, perché come istituto d'arte facevo grafica pubblicitaria, non aveva niente a che fare con la pittura. Mi è sempre piaciuto disegnare, e però per hobby, no, proprio per passione, e dipingevo ad olio, però come autodidatta, e avevo dei miei soggetti miei particolari legati agli alberi e all'uomo, perché per me doveva essere un discorso di l'uomo non esiste se non c'è la natura. No, ci vedremo ancora. Lavoravo in ferrovia, quindi ero ancora in servizio, tant'è che dopo qualche mese, insomma, avevo fatto delle altre, chiamiamole sculture, di queste cose qua. E avevo chiesto ad un certo punto se potevo prendere dei pezzi di granito che stavano facendo del lavoro in ferrovia. E quindi avevo chiesto all'operaio, no, devi chiedere al capo squadra. Il capo squadra, no, devi chiedere al capo tecnico. Ho detto, ho capito. Chiedo direttamente all'ingegnere Arzoni, se l'ingegnere Arzoni era il capo ufficio, e al che mi fa? Dice, ma che diavolo ne fai? Ne devi fare così? Ah, ma così, insomma, guardi, sto facendo, sto cercando di scolpire. Ah, dice, cosa dice? Ne facciamo una in occasione del Mondiale 90 e la mettiamo qui. Perché mi piace l'arte, perché sono sempre stato appunto vicino all'arte, credo sia un buon mezzo per esprimersi, credo sia un mezzo, uno dei mezzi più efficaci che ha un non vedente per esprimere, e più anche immediati volendo, che un non vedente ha per esprimere le proprie sensazioni. E credo possa comunque tenermi la mente aperta, e quindi certo. Tutto questo mi fa appunto avvicinare alla scultura, perché per quanto magari poi possa fare cose certo. Belle o cose brutte. Mi piace da impazzire quando sotto le mie mani sento nascere delle cose, le sento le mie creature come se le partorissi. Da parte mia ci ho anche visto, quindi le cose mentre le faccio me le vedo davanti. Però saper bene usare anche dei piccoli strumentini insieme alle mani, è perché non possiamo arrivare a essere come gli altri.
pure con la creta ci sono lavori e lavori. Noi qua stiamo facendo dei lavori veramente difficili, caro. Non stiamo a fare il vasetto. Qui stiamo facendo dei volti a maggior ragione che il copiato è ancora molto, molto, ma molto più difficile, certo, del lavoro di fantasia, del lavoro fatto a mano. Assolutamente. Perché assolutamente. Io ti devo copiare quel partito, a parte che il copiato non esiste nella scultura. Perché se io ti devo fare una cosa uguale e te la faccio al tornio, ti viene una cosa industriale, certo, ti faccio il calcolo, certo, ma una cosa fatta a mano non sarà. E quindi è una cosa che mi ha subito colpito, mi ha colpito la materia, cioè il toccare questa materia che poi non è niente, è terra. Certo.